Bene ragazzi, finita. Siamo arrivati al capolinea. Antille 1, Climax 0. Per questa volta. Per questa volta. Ciao ragazzi, bentornati su Climax Car Fishing. Ciao a tutti. Allora, siamo in tre. Adesso vi spieghiamo perché. C'è un perché. C'è un perché. Allora, siamo alle Antille, Lago Antille. Come avete visto dalle immagini precedenti, ci siamo lasciati l'anno scorso con un mega cappotto, ma con la promessa che ci saremmo tornati. Siamo tornati quest'anno in compagnia di Dennis. Perché? Ciao ragazzi. Che l'avete riconosciuto, è il titolare del Lago Leggiarrete, dove spesso ci avete visto fare i video. Cri, passo la parola a te, spiega un attimo perché siamo in tre oggi. Allora, essendo questo un lago difficile e tecnico, è abbastanza complicato perché, come appunto spiegato nel video precedente, bisogna calare in determinati punti, quindi bisogna un attimo ragionarci su, non si lancia così un po' alla cazzo come capita, quindi bisogna un attimo essere precisi. Quindi le richieste che ci avete fatto su questo lago, su informazioni eccetera, sono state molte, quindi abbiamo deciso questa volta di venire in compagnia di Dennis. Dennis sarà qui solo oggi con noi e cercheremo di capire assieme a Dennis come pescare, non dove pescare, come pescare, quindi come ci si approccia a un lago così tecnico, difficile, dove c'è il rischio di farsi anche una settimana bianca con un pesce, insomma, può succedere. Sarà capitato. Può succedere. Quindi ragazzi, Antille, siamo tornati, speriamo di riuscire a fare qualche pesce questa volta e di mostrarvi qualcosa, non sappiamo se uscirà qualcosa, però ci proviamo. Quello che arriva, arriva. Bene ragazzi, adesso vi lascio alle altre immagini appunto del lago e poi nel corso del video appunto vi faremo vedere come pesca Dennis, quindi con l'occasione vi mostreremo anche la sua attrezzatura. Andremo a vedere, parleremo di rig che ci sono stati appunto consigliati da Dennis, tipologie anche di esca da usare. Quindi, cosa abbiamo pasturato. Esatto, quindi ci immergeremo nello specifico, nel tecnico un attimo. Sì, non troppo tecnico perché noi non siamo tecnici, lo sapete, però andremo a capire come affrontare nel modo migliore una sessione, poi quello che viene viene. Cercheremo di dargli insomma più informazioni possibili per riuscire ad approcciarsi bene ad un lago così, o perlomeno a questo lago. Esatto. Quindi ragazzi, vi lascio alle altre immagini, ci si vede tra poco. Ciao! Allora ragazzi, vi mostro un attimo come ci siamo posizionati, come al solito. Questa volta ci saranno sempre due pod giù. Io la mia roba non l'ho ancora scaricata dalla macchina, quindi abbiamo deciso di pescare finché c'è Dennis con il pod di Max, quindi con l'attrezzatura di Max. Io e lui faremo sempre un pesce a testa, qualora dovesse uscire, e Dennis ha il suo pod di là, quindi non ci sono tre pod giù, ma ce ne sono sempre due. Adesso vi faccio vedere come ci siamo messi noi e poi vi porto di là da Dennis, vi faccio vedere come si è posizionato lui. Allora, questa volta niente pod lì, che abbiamo attrezzato la zona diciamo di rilascio, perché non c'è, vedete che manca qualcosa qui,
qui l'anno scorso c'era una barca, adesso non c'è più, quindi l'hanno tolta. C'è una discesa comoda per andare a rilasciare il pesce, quindi abbiamo deciso di tenere questa zona per questo, la pastura per caricare il barchino e il solito pontile che avete già visto, e qui c'è il pod di Max. Quindi Max sta pescando, diciamo, verso metà lago, su degli spot, diciamo, precisi, che poi appunto vi cercheremo di spiegarvi come. E adesso vi faccio vedere dove si è messo Dennis, perché dobbiamo andare di là. Allora andiamo a vedere dove Dennis ha calato le canne. Questa volta abbiamo chiesto aiuto, no, più che altro è per riuscire a, siccome in molti ci avete scritto riguardo le difficoltà di questo lago, questa volta abbiamo chiesto a Dennis il favore di venire a fare una giornata con noi per spiegarci un po' come ci si approccia. Allora, eccolo qui. Qui, ragazzi, è dove si è messo Dennis. Adesso andiamo giù a vedere la sua attrezzatura e ci spiega anche lui un po' come sta pescando. Un attimo, perché qua se ci scivola si va dentro. Bene, Dennis, sì. Vai, così diciamo un po' anche a chi ti conosce con cosa peschi e... Allora, sì, insomma, ecco. E qui intanto siamo sulla postazione numero 1 del lago. Postazione, diciamo, anche abbastanza semplice rispetto alle altre, dove ci sono dei punti ben precisi nel quale noi andiamo a pescare. Allora, le mie tre canne sono posizionate praticamente tutte e tre nella sponda di fronte a me, che vediamo da qua, di là, che ci sono delle piscine, ci sono dei salici. Le mie canne sono posizionate nella sponda di là, ovvero sto pescando con una canna in direzione di quei cespugli laggiù, dove ci sono presenti anche degli alberi in acqua molto proficui. Con la canna centrale sto pescando davanti a quello stabile lì, dove ci sono i salici, a una quindicina di metri dalla sponda, dove c'è una bella spiaggia che scende molto leggermente. Sì, c'è una discesa, ho visto, esatto, anche prima col drone, esatto. Esatto. E la canna, quella di sinistra, sto pescando laggiù in fondo, che adesso non so se si riesca bene a vedere da qua, dove inizia un canneto che c'è un buon dislivello ed è anche lì un posto molto proficuo, ecco, sia per gli amur sia per le carpe. Mi permetto di entrare, ascoltate bene quello che dice Dennis, perché ha spiegato molto bene com'è il fondale, quindi vi sta dando già degli appunti da tenere bene a mente, perché è importante su questo lago, e lui ce lo confermerà, calare nei posti giusti, quindi non a caso. Bisogna... Lui li ha spiegati molto bene, ha parlato di metrature dalla sponda, ha parlato di dove inizia il canneto, quindi mettete a fuoco quello che dice, mi raccomando. Ha dato degli input ben precisi, più insomma. Più che altro posso già garantire che per chi verrà a pescare e pesca su quella sponda là, la sponda è pulita, perché nel lago sono presenti molti erbai, ma veramente molti, soprattutto in questo periodo qua. Però una cosa che vi garantisco è che là non ci sono, per cui pescate tranquilli. L'importante è stare comunque a una quindicina di metri dalla sponda e calare. Io comunque consiglio sempre con un buon barchino, un buon ecoscandaglio. Che sulla questa postazione la 1 è sempre la 1, quella lì, sì, sì, giusto, sì, appunto, esatto. si può usare e consiglio, cioè, venire in questo lago a pescare, soprattutto per uno che viene la prima volta, è fondamentale un buon barchino, un buon ecoscandaglio. Dopo, magari, quando uno si fa già nella mente una planimetria del fondale, può venire anche a lancio. Sì, come ecoscandaglio basta che il dipper, perché certamente, noi lo diciamo, perché il dipper è uno degli aggeggi, secondo me, migliori al mondo che hanno fatto. Certo. Quindi questo, anche perché Dennis mi diceva prima che ci sono delle volte dove lui viene qui in uno spot, magari tempo fa trovava ghiaia, poi
trovi alghe, quindi sì, il fondale cambia anche costantemente, cambia, qui, giusto? Cambia, esattamente. Non è sempre costante, no, la stessa... No, no, no. Diciamo che bisogna sempre per sicurezza dare una controllata con il dipper o l'ecoscandaglio, per perché esatto, cambia. Adesso, cambia, per ingolosire un po' tutti voi, facciamo vedere l'attrezzatura di Dennis, perché ha una bella attrezzatura. Dennis, sì, vai, spiegaci un po', tanto io vi mostro, ragazzi. Allora, come canne sto usando delle 3 libere 75. Ah. Si chiamano Horizon XTK, un modello, bellissime, della Fox. Precedentemente, sì, hanno 3-4 anni queste canne qua. Adesso hanno fatto il modello nuovo, molto belle. E mulinelli in magnesio. Ecco, questi, filo, questi sono da pianto, ragazzi. Filo Shimano, consiglio, no? Sì, filo ho un Shimano. E consiglio di stare comunque su un diametro dello 0,38-0,40, non minore, perché ci sono gli scalini che possono grattare, rovinare, per cui sì, è meglio stare con un filo abbastanza grosso, per sicurezza. Sapete che la treccia è vietata in questo lago, per cui non... Ecco, ho fatto bene a puntualizzarlo. Con la treccia. Chiederlo. Sì. E sensori, vediamo, sì, che anche Dennis usa Fox. Quelli nuovi. Non come i tuoi, pellegrino. Basta, ragazzi. Poi un'altra cosa. Andiamo qui, su quello più importante, secondo me. Ecco, che è qui una bella mi culla. Raccomando, culle generose e guadini larghini. Ok, ragazzi, perché comunque il pesce che c'è qui dentro è un pesce di taglia. Diciamo che la taglia media, taglia più media, o meno sarà sui... Diciamo de... Parlando anche di Amur, si va dai 15-16 kg in su. In su. Poi la cosa bella di questo posto, ragazzi, è che sono presenti veramente tante tante belle koi. Certo. Poi magari se Dennis ci vuole passare qualche foto, le mettiamo nel video, così vi facciamo vedere un po' di pesce che c'è qua dentro, sono, anche perché sono, non so se riusciamo a prenderlo, speriamo di sì. Ci sono. Cos'è? Mai, Però siamo con Dennis, mai, quindi siamo fiduciosi. Bene, ragazzi, detto questo, vi abbiamo fatto vedere come sì, dove diciamo abbiamo calato, mancherebbero le canne quelle nostre, Max, ma lo spieghiamo più tardi, lo spieghiamo dopo, ragazzi. Subito prima partenza, un bel Amur cattivo, taglia stimata, Dennis? Qua siamo sui 15. 15 kg. Bello. È un bel esemplare. Bello perciuto. Lo siamo qui, dai. Sì. Ok. Ok. Calma, bimbo. Mettiamo un po' dritto. Ok. Che dire, ragazzi? Soddisfazioni, perché è un anno che aspettavamo sto momento. Massaggio sotto il pancino, un attimo. Ricordiamoci di non avere fretta con l'Amur, tanto ci bagna lo stesso, quindi eccola. Grande! Oh, ragazzi, c'è stata una partenza sulle canne di Dennis, che è dovuto assentarsi un attimo, e quindi andiamo a ferrare noi. Cri, guarda che continua a suonare la centralina. Vediamo cosa sarà. Si muove? Ah, che bello. Vabbè, guardate anche il nostro.
Ok. Cioè, allora, o è una chiupetta magari piccola, perché vedi che... sta prendendo filo adesso, Adesso va. Penso che ci sia. Sì, 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 c'è, c'è. Ok, lascio qua la mia centralina anche. C'è? Sì, sì, c'è. Ok, bene, Cri, ci siamo. Allora, un altro AMU, ragazzi. Che casino, ragazzi. Wow. Purtroppo quando l'attrezzatura non è tua, si ha paura di rompere qualcosa. Ecco, adesso comincia a innervosirsi. Mamma mia. Comincia a innervosirsi. Allora, arrivano tranquilli. Poi quando sono a 5-6 metri, cominciano a arrabbiarsi. Se dovesse partire adesso anche di là, siamo leggermente... Siamo un po'... Vieni Cri, vieni. Eccolo. Adesso. Adesso questa è una delle fasi più delicate. Perché adesso tira Aia. Su che c'è la coda sotto. Bene ragazzi, amo un acquadino. Ottimo, adesso io direi che ho già bagnato la culla. Ok, allora ragazzi, un altro bel amur di 16-17 kg circa. Wow! Sono belli paffuti! Bello, bello, bello! Fatti caccia! Bene ragazzi, io direi che lo liberiamo adesso. Sì. Bello. Ok. Oh oh! Vai Cri, nuota con lui! Dai, vediamo chi fa prima! Guardate che bello! Com'è Cri, è pronto? E Cri non si ricorda di avere il cellulare in tasca, attenzione. Lascia che si riprenda bene. Sta per andare, eh? Non sempre capita di fare una nuotatina con un amur. Ciao! Andato. Guarda come va via! Questo è epico! Vai, vai, che è la carpa adesso, vai, carpa! Max! Ho lasciato lo spaghetto là! Dai, dai! Ci stavamo pranzando, ragazzi, adesso ovviamente molliamo tutto perché bisogna dedicarsi qui. Oh, piantata, ragazzi! Dai, 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 dai! Diamo un sogno qui, ragazzi, tirar fuori una koi. Allora ragazzi, situazione è partita la canna di destra calata stamattina, quindi dopo diverse ore che era in acqua. Adesso andiamo un attimo da Max. Oddio, col nostro mix qua. Ah sì? Col nostro mix CM2 con una pop-upina del 6 tipo. Bene. Allora, dimmi quando sei sotto che così appoggio. Intanto, come la sentiamo, Max? Come la sentiamo? Allora, sento come un muro. Per questo ho chiesto a Dennis se ho degli ostacoli sotto, tipo airbag, perché faccio veramente fatica. Però non è incagliata perché sta venendo. Sì, sì. Solo che ho il vento dietro. Vediamo che porta che la canna verso il basso e in più sta iniziando a tirare. Ecco, una cosa da stare attenti sono quelle boe, perché se comincia ad andare verso dentro quelle boe, se punta di là, pompa. Siamo fregati, quindi Max... un po' cerca di forzarla. Intanto ragazzi, io metto giù perché è un muro. Lo so, è così qua. Qui c'è Dennis, intanto se vuole dirvi due parole ve le dice. Pompala un po' perché sennò ti va di là. Sì, sanno dove andare. È un bel muro, sanno dove andare. Prende qua, su.
temperatura è giusta. Combattono, eh sì, infatti la lascio un po' andare perché sta veramente cattiva adesso. Occhio che c'è il palo del... Ho tremato per un attimo perché deve aver mosso il piombo e... Ecco il maio qua. Dai, che c'è. Dai. E ragazzi! Sì! Non è grande ragazzi, ma è una Fully. È una bellissima Fully. Sì! Sul CM2. Sì! Allora ragazzi, guardate che meraviglia. Non è enorme, ma chi se ne frega. Questo è un bel pesce. Dettagli da ricordare. Questa sì ragazzi, Fully a dir poco stupenda. Sul CM2 con una micro pop-up del 6, penso del 4 mm rosa. Adesso dopo vi faccio vedere bene. Ma guardate che pesce. Guardate che pesce. Questo te lo ricordi per un pezzo perché è stupenda. Qui dentro? Qui sì. Dentro siamo già tre pesci ragazzi. L'anno scorso a quest'ora era solo birre per noi. Adesso Max, io direi di... La rilasciamo, sì. Allora ragazzi, vi faccio vedere la Fully, intanto bel pesce, secondo una soddisfazione in più perché il nostro mix paga ancora. Come potete vedere è una Dumble del CM2 con una micro pop-up gialla, prima era rosa, adesso ho voluto cambiare, la metto gialla, così. Un semplice rig, ma ne parleremo adesso di rig, intanto volevo farvi vedere com'era la copiata omino di neve CM2 pop-upina gialla. Rifacciamo tutto, ricaliamo col barchino e parliamo di rig. Ragazzi, vi facciamo vedere come abbiamo messo la roba, quindi un fondo di pellet al mais, boilies un po' sbriciolate, un po' intere, tiger e sacchettino perché in questo lago, cioè, ci sono delle profondità importanti, quindi sacchettino, il sacchettino diciamo aiuta un po' a calare, a essere precisi nella calata, va giù lentamente. E pesci in canna per Dennis. C'è, vero? C'è. Benissimo. Dennis fa il bagno. Non ne ricambi. E Dennis fa il bagno. Bene, dai. Adesso finiamo di gustarci il combattimento, che avrà inizio tra poco. Manca ancora qualche mese. Perché ancora non siamo entrati in quella fase del combattimento. Meglio prepararsi con il dito sulla frizione, va. Sì, perché tra un po' l'amo si avvicina e dice: ah! Cos'è? Un amor o un amor sicuro?
attenzione. 3 ore ormai. Ecco, adesso. Oh, magari è tranquillo. Pensa a darsi, vediamo. Eccolo. Sì. Amur. Sono. Dai che. Sembra che è tranquillo. Aia. Sembra, non è ancora la buona. No. Dove Dennis? Dai, adesso lo faccio venire qua. Ah, è andato liscio sto qua. Occhio adesso. Ecco. Oh, Dennis, regge poi. Ecco ragazzi, solito discorso che facciamo sempre riferimento ai guadini. Prendo un attimo il secchio. Ho messo il secchio là, sì. Ci proviamo. Vieni Dennis, vieni! Qua c'è un innesco a sorpresa. Ah sì? Le Tiger alla fragola. Aia. Fatte in casa. Occhio che si va là. Tiger fatte in casa alla fragola. Questa mi convinceva poco, però. Ecco, sembrava da molto. Siamo ragazzi, dovrebbe essere stanchino ormai. Ok, non ho capito. Oh, mi è partita anche la mia. Vai, vai Dennis, che vai Dennis! Sì, è partita anche una canna a Dennis, ragazzi, sto andando a vedere. Ragazzi, ha una forza. No, è dritta verso il mio. Non so ancora quante occasioni avremo di prendere capo, quindi non voglio rischiare di perderla. Vieni su, vediamo se riusciamo. C'è. Allora ragazzi, mentre avevamo la carpa in canna è partita anche a Dennis, quindi sto qua che sto correndo. Adesso io vado a dare una mano, lascio la telecamera qua sperando di regolarla bene, scusatemi. Ok, sono qua Dennis. Secondo me o è un Amur grande, perché lo sento più grande. Vai, vai. Una carpa. Allora, qui c'è un Amur. Sono i soliti 5 metri dalla riva, poi lui visto così si parte, perché è furbo, perché si è accetto a spostare la tiene tutta quanta per qua. Calma adesso, allora vai. Allora ragazzi, okay. Carpa e Amur, doppietta
alle Antille. Una bella specchi e un bel amur. Che pesci, che pesci. Mamma mia, Dennis, che treno. Che pesci, bellissimi. Mamma, che pesci, ragazzi. Allora, per ovvi motivi Dennis deve andare via, non vuole farsi il bagno. Quindi non si può bagnare. Ragazzi, che pezzo, che amur. Solito. Oh! Ne aveva ancora. Figurati se lo rilasciavo io. E questa, ragazzi, è la carpa, che dire, veramente. Ragazzi, che pesce. Vado. Ciao. Vada. Bella. Ehi. Allora, ragazzi, come abbiamo detto precedentemente, in questo lago ci vuole un buon barchino con un buon ecoscandaglio. Lasciamo un attimo stare l'ecoscandaglio, che sapete che abbiamo il dipper. Parliamo di barchino. Tutti conoscete il nostro barchino famoso Kratos ormai. Barchino che ci ha aiutato tante volte. Lo abbiamo usato, però ovviamente era un barchino che ci siamo fatti fare dal nostro appunto amico, tutto artigianale, un signor barchino per l'amor di Dio, però adesso volevamo fare un salto di qualità, quindi non vedrete più Kratos, ma vedrete il nostro nuovo barchino. Ora, oggi stiamo usando un barchino di prova, il nostro arriverà fra qualche giorno, quindi lo vedrete nelle prossime sessioni. A noi ce l'hanno prestato. Esatto, sì, lo stiamo provando giusto per capire qualche dettaglio, per poi spiegare a chi ce lo farà che cosa abbiamo riscontrato e tutto. Quindi Cri, io adesso ti lascio la parola, se gentilmente mi inquadri i due mostri qua sotto, perché anche Dennis ha lo stesso barchino, che adesso, vabbè, la scocca probabilmente cambia un attimino, forse uno è più alto, è uguale, lo scafo, cosa, sembrano uguali. Comunque si parla di AT1, ok? Adesso Christian ve lo mostrerà nel dettaglio, questo è quello di Dennis, questo è quello che stiamo usando noi, il nostro sarà uguale ma colorato di verde. Questo è il nostro? No, il nostro è uguale a quello lì. Il nostro sarà uguale a questo qua. Ok, perfetto. Solo che colorato di verde. Cri, lascio la parola a te perché sei un po' più tecnico e stai seguendo tu il discorso barchino nuovo. Quindi vengo io dietro la videocamera. Allora, come vi diceva Max, abbiamo scelto di cambiare il nostro barchino più che altro per esigenza. Allora, Kratos aveva le due botole praticamente laterali e si poteva appunto mettere l'innesco e la pastura sopra. L'abbiamo cambiato perché più di qualche volta abbiamo avuto l'esigenza di calare qualche sacchettino, qualche bombetta e una quantità magari maggiore di boilers, e quindi abbiamo deciso di optare per questo tipo di barchino. Cri, questa è la nostra canna, Sì. Vai, vai, continua. Non suona. Perché, ragazzi, allora, intanto ha una botola sola centrale. Come vedete ne ha una centrale. Adesso io ve la accendo, vi faccio vedere anche come scarica. Ok, si è acceso. Allora, se vieni qui un attimo, Max, eccomi. Una cosa. Dove allora, inquadro? Questa è l'antenna per il dipper. Quindi, ragazzi, il dipper è installato fisso nel barchino e questa è l'antenna che poi si prenderà il segnale dal tablet, telefono, quello che usate. Questa è la botola, ragazzi, vi faccio vedere che come scarica. Spero quindi si sia visto perché c'è la zona d'ombra lì dentro. Facciamo vedere, nessun problema. Vedete, questa è la botola. Paf, sì, si vede. Scarica. La cosa comoda appunto è che si possono caricare delle bombette, quindi se avete in questo lago noi caliamo le bombette, giusto Dennis? Quindi mettiamo il nostro sacchettino perché così scenderà più lentamente rispetto magari al piombo e va meglio, quindi c'è questa esigenza qui e poi viene pasturato sopra. Qui ha il vano batterie, sono comode da tirar fuori e da inserire, come vedete, sono veramente comode. E basta, ragazzi, è un barchino molto semplice e da qua si può, senza aprire la botola, fare entrare il sacchettino. Qui c'è lo spacco per il filo e appoggiate qui il vostro, la vostra bombetta e il vostro sacchettino. Quindi diciamo che è molto molto comodo come barchino.
Basta ragazzi. Mi fai una sfanalata? Facciamo la sfanalata. E questi LED stasera vi faremo vedere quanto sì, sono potenti. La cosa diciamo bella di questo barchino che ha è appunto l'utilità che vi fa anche di notte, ma stasera vi faremo vedere, comunque faremo una calata, quindi vi faremo vedere anche di sera come si comporta. Basta ragazzi. Ricordiamo il nome, AT1. Qui dietro avete l'amperometro per la batteria, adesso vedete che è a 11,5, quando arriviamo a 10 bisogna cambiare le batterie. Quindi ecco ragazzi, questo sostanzialmente è il barchino, che di per sé è un barchino molto semplice, ma di una potenza spaventosa. Sì, quello sì. Bene ragazzi. Allora ragazzi, piccolo spazio dedicato un attimo a quello che è l'argomento rig e inneschi che stiamo usando in questa sessione. Ogni volta che ci capita di incontrare o pescare con qualcuno, cerchiamo di assimilare anche dall'altra persona consigli piuttosto che tecniche, quindi vediamo un attimo, Dennis, quali sono innanzitutto i tuoi rig che ti porti in pesca? C'hai un rig preferito piuttosto che ti piace più la fondante, la pop-up? Come la gestisci la tua pescata? Certo, allora io principalmente quando vengo a pescare in questo lago uso un blowout rig. Un blowout rig, eccolo qua. In questo caso invece dell'anellino c'ho montato un pezzettino di guaina che onestamente non cambia praticamente niente a livello di comodità. Cambia poi il nome, blowout, blowback. Sì, esatto, cambia il nome, però l'effetto comunque è quello là. E si può usare tranquillamente o con guaina o con anellino. I ami principalmente uso i Kurushank di corda, ok, oppure molto validi anche i White Gape. Ok. Ricordo inoltre le misure, possiamo utilizzare tranquillamente ami del 4/2. Infatti ce l'avevi detto, ok. Sì. Bene, allora quindi questo è il tuo rig che usi qui o è il tuo rig preferito tra virgolette? Allora, questo ci sono è varie correnti di pensiero. Certo. Questo tra virgolette è il mio rig preferito. Okay. Lo utilizzo qui, ma come in moltissimi altri posti. Quello che vario può essere la misura dell'amo, il diametro della treccia, che in questo caso qui dentro consiglio di stare su un 25-30 libbre, perché ostacoli ce ne sono molti, scalini taglienti, eccetera, per cui un trecciato abbastanza alto. E domanda, questo è un rig
affondante barra bilanciato. Esattamente. Ti piace anche utilizzare rig pop-up? Io esempio sono un amante dello spinner rig, del German rig. Usi sti rig pop-up o preferisci affidarti? No, io principalmente mi affido a un innesco bilanciato. Ma non solo in questo lago qua, è una cosa mia personale, che comunque anche per chi verrà poi a pescare qui, un bilanciato o pop-up lo consiglio, perché nel fondale sono presenti molte alghe, per cui un innesco bilanciato può aiutare ad adagiarsi anche in un fondale algoso, oppure pop-up lo stesso, perché comunque l'innesco resta fuori dall'alga praticamente. Certo, certo, certo. E allora, prima di venire qua, ti abbiamo chiesto, visto che conosci bene il lago, come pescare, più che altro con che boilies pescare, perché noi l'anno scorso che siamo venuti abbiamo fatto un mega cappotto, ok, che non sapevamo dove tirare, com'era il fondale, però tu ci hai proprio detto: ragazzi, prendete le palline, e adesso le facciamo vedere senza troppa pubblicità, per l'amor di Dio, però tu ci hai proprio detto quest'esca che a te regala soddisfazioni. Certo. Ok, che cos'è? Certo. Allora, per chi verrà a pescare soprattutto in questi periodi estivi, io questa è un'esca che consiglio, ovvero le Essential EB della Mayline. Ragazzi, eccole qua. Dennis ci ha detto di prenderle e noi le abbiamo prese. Eccole. E effettivamente stanno pagando, perché le partenze dei tre Amur le abbiamo avuti su queste palline qua, mentre l'unica carpa che abbiamo fatto finora è avvenuta sul nostro mix, e ragazzi siamo stra felici. Però Dennis ha detto: questa... ragazzi, se volete prendere gli Amur, venite con queste palline. Cioè, ragazzi, gli Amur sono usciti. Questa è un'esca che posso consigliare sia per gli Amur, e che comunque può mangiare tranquillamente anche la carpa. E sono bilanciate queste. Queste qua sono bilanciate. Sono palline bilanciate, che poi si possono abbinare tranquillamente con le boilies da pasturazione, che si trovano in pacchi da un chilo tranquillamente. Ok, ok. Sì. E un'altra cosa che tu hai detto e ritenuto importante, anche l'utilizzo di un Go. Sì. Giusto? Sì. Ok, tu so che stai usando il Red Energy, mi sembra. Questo è un Go che sto usando in questa sessione, sta dando i suoi risultati. Comunque potete usare tranquillamente, adesso in questo caso ho voluto provare questo qui, però se usate tipo pineapple, fruttati, banana, fruttati o anche Scopex, sapete che i risultati, ecco, ci sono. Ragazzi, qua non è ovviamente per i più sensibili, lo dico, televendita. Qua vi stiamo dando un'informazione che in questo posto qua, in questo ambiente qua, queste accoppiate qua pagano, e il risultato l'avete visto nel video. L'anno scorso un cazzo. Questo è un video appunto dedicato per far capire, aiutare quelli che vengono qui e fanno parecchie bianche, noi compresi. Esatto. A cercare di dare un aiuto, quindi stiamo cercando di darvi più informazioni possibili per riuscire a capire un po' come approcciarsi a questo lago. Poi si fa bianca anche con questi, per l'amor di Dio, certo, perché certo, non succedere. È che se tu compri questo carpe a vita, no, assolutamente. No. Addirittura, scusa Dennis, io non ho questo, sto usando un altro dip, che è quello della Discharge, tutti i frutti, eppure l'amur è arrivato fuori, quindi vedete, non sono andato a comprare subito questo, ho detto: cavolo, ok, prendo queste perché comunque se piace quest'esca preferisco investire qua i soldini e magari non prendere poi il Go, perché comunque ho questo e lo conoscete benissimo, perché nei video precedenti, chi non li ha visti li vada a guardare, lavorano nello stesso modo, quindi è ai frutti. Dennis ha detto che basta che sia ai frutti, agli Amur piace, e i risultati sono arrivati, quindi ripeto, per i più sensibili, non è a televendita, comprate perché è pesce assicurato, no, perché poteva andare male oggi. Non fatevi ingannare dal tavolino. Esatto, ok. Comunque ci tengo a precisare che non è di certo solo la pallina in sé che fa i risultati, ma questa pallina noi la stiamo abbinando con del pellet al mais o delle Tiger. Esatto, che avete visto prima. Non stiamo pescando solo ed esclusivamente con quest'esca, la stiamo abbinando.
poi magari, ragazzi, no gialle, ma le mettete al pesce invece che alla frutta, magari prendete lo stesso. Noi abbiamo solamente ascoltato lui che viene qua da anni e pesca così e i pesci li fa. Quindi non è che, ah no, allora, cioè, quindi ragazzi, sono solo consigli, punto. Prendeteli con le pinze e venite con quel cavolo che volete. Questa però oggi sta pagando. Bene, Dennis, l'ultima roba volevi dire? L'ultima cosa che ci tengo, secondo me, importante per questo lago. Quando dovete fare le montature, ci tengo a precisare, non fissate mai la clip, perché in questo lago qua sono presenti molti ostacoli, può esserci rischio di incaglio per il pesce, per cui la clip deve subito, in caso di rottura, togliersi. Questa, okay. Non usate leadcore eccetera, che non servono praticamente a niente qui, però l'importante è la clip, si deve togliere facilmente. Ok, quindi quando prendete la confezione di lead clip per il piombo, che ci sono anche quei piccoli chiodini da inserire, non inseriteli, no, perché andiamo a rischiare anche di magari fare danni al pesce. Esattamente. Bene, grazie Dennis, continuiamo a pescare. Allora ragazzi, non c'è modo che salutare, qui vieni, e ringraziare, sì, Dennis, alzando una delle carpe più vecchie del lago. Puoi confermarlo, vero Dennis? Chiamata anche carpa brontosauro, giusto? Sì. Dammi una mano, Cri, dammi una mano, perché questa siamo circa sui 18 sicuro. Ho paura che qualcosa in più. Eh sì. Dai, ok. È un bel pesce. È un bel pesce, ragazzi, faccio fatica, la tengo una più così. Metà, Max. No, non ce l'ho mai avuta. Ragazzi, ringraziamo Dennis che ci ha dato questa opportunità di capire il lago e quindi di prendere veramente questi pesci stupendi. Dennis, noi ti ringraziamo, è stata una sessione veramente bella. Bene, con piacere. Grazie della compagnia e di averci dato e aver dato a chi ci segue informazioni utili. Informazione per poter fare sessioni di questo tipo in questo lago, che è tecnico comunque di vita. Sì, sì. Dennis adesso dovrà andare via, noi invece a breve sarà il momento della live, quindi. Bene. E poi avremo la giornata di domani. Ok, Cri, andiamo a rilasciare. Ciao ragazzi. Grazie mille, ciao, Dennis. Alla prossima. Un altro bel pesce che andiamo a rilasciare. Ciao, bella amica mia. Torna da dove sei venuta. Mamma che schiena, ragazzi. Che schiena. Mamma che schiena. E Max è a pezzi. Non l'abbiamo pesata, ragazzi, ma questa sarà stata sui 18-19 kg. 18-19 kg tutta. Bene, ragazzi, adesso per noi la sessione va avanti. Comincerà tra poco a far buio. Adesso Dennis va via e io andrò a calare le canne sulla postazione che c'era Dennis, che è sempre la 1, che si dovrebbe chiamare IB. Quindi bene, vado a calare le canne, metto in moto il barchino, vado a posizionarmi bene e poi aspettiamo e vediamo se questa notte riusciremo a fare qualche altro pesce. Ok ragazzi, eccoci qua, altro amour della giornata, ormai sono 5. Che bello, Cri. Vabbè, dai, lo lasciamo veloce, eccolo qua. Dai, tanto ormai li abbiamo visti gli amour delle Antille, eccolo qua, perfetto. Via, lo rilasciamo subito. Allora ragazzi, parliamo un attimo di quello che è la pasturazione con cui affrontiamo questi due giorni. Ovviamente, come abbiamo già detto prima, usiamo il barchino. Quindi sul barchino, oltre alla nostra bombetta in PVA con dentro del pellet che ve lo faccio subito vedere, è il classico pellet al mais, quello che possiamo trovare anche dal Decathlon, quindi del semplice pellet al mais. Qua dicono che sia molto funzionale e che ne siano ghiotti sia gli amur che le carpe. Questa è la roba più semplice, tra virgolette. Dopodiché
vedete qua due secchi, ovviamente tutta sta roba non finirà in acqua oggi, ce ne siamo fatti preparare in quantità perché nel frattempo noi in queste settimane stiamo facendo delle pescate in un nuovo spot che è una cava nuova. Non vi anticipo niente, sarà una piccola mini serie di video che andremo a collegare tutte in un unico video, ma mi fermo qua e non vi anticipo niente, anche perché non so se la caricheremo prima o dopo sto video. Detto questo, come pasturiamo il nostro spot in fase di calata col barchino? Tiger Nut, ben cotte ovviamente, quindi chi non l'avesse visto si vada a riguardare il video di come si cucinano Tiger e mais. Ce ne siamo fatti preparare in abbondanza, un 15 kg, ma ripeto, non andranno tutti in acqua in questi due giorni. E per dare anche un tocco di qualità ci siamo fatti preparare anche delle palline che andremo a scaricare sia spezzate che intere, sempre nella fase di calata. Un attimo che passa piccolo aereo. L'aereo. E poi riprenderemo. Nel frattempo, jingle. Aereo finito? Sì, sembrerebbe di sì. Ok. Bene, quindi ripeto, ci siamo fatti preparare una decina di chili di Tiger, sono 5 kg al Tiger e mais e 5 kg tutti i frutti. Basta, quindi non abbiamo chissà che cosa, perché ripeto, questi non andranno tutti in acqua. Durante la fase di calata col barchino metteremo un fondo di pellet al mais, quello che vi ho mostrato prima, dopo appoggeremo il nostro sacchettino in PVA dentro questo sopra questo tappeto di pellet al mais, 2-3 spalettate di Tiger e delle boiles appunto sia sbriciolate che intere. Quindi questa è la nostra pasturazione per quando andiamo a calare ogni volta col barchino. Basta, tutto qua. Che quindi poi nulla di... non è che ne mettiamo tante, perché alla fine ne abbiamo messe poche, perché avrà messo una quindicina di palline trasbriciolate intere, 2-3 palette, due palette così di Tiger e un piccolo tappetino di pellet, ma neanche più di tanto. Quindi questo è quello che ci è stato consigliato di usare per approcciare questo lago, che non è facile come abbiamo detto. No, carpa bella! Fulli? Stupenda. È una bella specchia anche questa. Regine zero per noi. Lo scopo sarà prendere una regina. Bella, questa ce la guardiamo ragazzi. Un'altra bella carpa, secondo me sopra i 15 tutti. Un attimo solo. Sopra i 15 tutti. Cazzarola ragazzi, altro pesce sopra i 15 sicuro. Fantastiche. Perché sono carpe che vivono da molto qui dentro, quindi fantastiche. Hanno avuto modo di crescere veramente tanto. Fantastica, Cri, l'ultima volta. Sono stanco. Bene, la rilascio andare subito, dai, che è stanca anche lei. Spero che si vede poco, è andata? Adesso va. Eccola. Eccola qui. Mamma ragazzi. Guarda che bestia. Adesso va lì, tranquilla, per qualche secondo. Guarda che roba. Spettacolo. Cominciamo la giornata con altri due frecce d'argento, altri due amur. Calate le canne stamattina, sono partiti. Ah! Questa fa male. Sono partiti subito. Bene, dai, vi rilasciamo subito, ragazzi. Allora, ragazzi, la postazione 1
si divide tra A e B. La postazione 1A è quella lì dove sono in pesca io, ok? E la postazione B è questa sul pontile dove sta pescando Max. Allora, vi spieghiamo un attimo dove sono state calate le canne. Max ha fatto le sue calate vicino alle boe, ok? Quindi ve le zoom un secondo, eccole qui. Allora, boa di destra, boa di sinistra, ok ragazzi? Quindi tenete come riferimento queste due boe e davanti al pontile, ok? Queste sono le direzioni che ci hanno consentito di far pesce. Facciamo presto, tanto di Amur li avete già visti in questo video. Questo è un altro, come un bambino lo tieni, un altro puzzone delle Antille che adesso andiamo a rilasciare. Sì, purtroppo c'è un po' di riflesso contro, vabbè dai, gli Amur li hanno visti, via. Bene. Allora, eccoci qua, secondo giorno, sveglia ore 6, ore 7, due pesci a guadino. Dopo il caffettino. Dopo il caffettino, terzo pesce a guadino, tutti Amur stamattina, quindi la giornata è partita bene. Adesso si sta alzando però del vento e abbiamo visto ieri che quando si alza il vento non si blocca il lago. Appena poi si cala, appena poi cala il vento, riparte. Io sono già contento, Cri, che tu non hai neanche idea. Vabbè, quindi... no, sicuro, beh, io ovviamente, perché da far due giorni di niente a fare due giorni, uno perché sostanzialmente ieri è stata la giornata, è stata una giornata impegnativa. Sì. Ma ragazzi, niente, calare nei punti giusti, sì, paga, paga molto ed è molto molto importante, specialmente in posti come questi dove si gioca molto con i dislivelli, con le alghe, quindi la cosa importante è calare bene. Poi questa mattina abbiamo provato anche altri tipi di boilers, gli Amur sono partiti lo stesso, quindi ecco che rientra il discorso che facevamo anche per chi ha seguito la live, che non è che è quella la boilers di questo lago, giusto? Dove cali è importante. Abbiamo fatto varie prove, sono partiti comunque tre Amur, quindi vuol dire che sostanzialmente, scusatemi ragazzi, sostanzialmente se si mette l'innesco nello spot giusto, paga. Sì. Adesso magari poi rifacciamo un ricapitolo di dove abbiamo calato in modo da aiutare anche chi viene qua, tanto è un lago, quindi certo, bisogna condividere. Bene, a fra poco allora. Questa è la canna da carpe, vero? Sì. Ragazzi, speriamo sia una koi. Incrociamo le dita. Stiamo qua solo per quello. Diciamo che questa mattina è dedicata alla koi. Non mi ha mai sentito così pesanti i pesci, Là dentro veramente. Ok ragazzi, anche stamattina è venuto a trovarci una carpa, stracontento, è un'altra bella fulli. Bella, che pinna! Guardate sopra, che particolari, anche qui useremo il disinfettante perché probabilmente si è ferita o nel combattimento, perché là c'è un crostone anche, l'ho vista che andava, o succede anche nel guadino, quindi adesso col disinfettante la vado a disinfettare. Però ragazzi, che pesce, cioè questi sono pesci che anche se piccoli sono meravigliosi. Ok, la disinfetto e poi la rilascio. Acqua fresca per noi. Che bei pesci ragazzi, sempre fare ste robe quando si è in acqua, ok? E sta cagando allegramente. Bene.
la pastura. Guardate che roba, ragazzi, le Tiger sbriciolate. Cagata in diretta, mancava su Grimax. Perfetto, vuol dire che le Tiger sono ben cotte. Porta bene. Qua che sei anche tipo, cazzo, è cozzame, c'è di tutto qua, cagato proprio pesante. Guarda che roba, guarda, guarda. Bene, puliamo anche questa canna, canna in piega. Erzi a frisson. Aspetta, aspetta, guarda. Cos'è? Eh? Cos'è? Non so dirtelo ancora. Tira pesante, tira pesante. Guardate la canna piegata. Sembra. Senti testate? Può essere una carpa? Sì, sì, testate le dà. Ok, bene, bene. Dovrebbe essere una carpa. Bene, 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 credi bene. Perché è piantata sotto, vediamo se è il caso. Metto qua, ragazzi, che vado ad aiutare Christian. Sì. Ce la faremo a prendere una koi? È un Amur, ragazzi, generoso, cambio guadino. Dovresti averlo. Eccoci, ragazzi. Christian in culla con un bel Amur. È fondamentale avere una sacca adeguata per questi pesci, perché veramente sono enormi. Vai Cri, mostralo, e ti vedo anche bello contento. Ti vedo anche bello contento. Sì, adesso. Vai, eccolo qua. Devo fare anche presto, ragazzi, perché. Sì, sì. Bene. Guardate che pesce, ragazzi. Bene, grazie Cri. Direttamente col materassino. Christian si fa l'ultimo bagnetto della sessione. Tanto poi c'è la doccia. Allora, guarda, se riesco Cri, io vengo qua, mi siedo così. Acqua subito dentro, benissimo. Bene, ragazzi. Allora, se ti giri tu di tanto lo apriamo. Sì. Qua. Acqua ne ha, ragazzi, dentro, però bisogna sempre far veloci con gli Amur perché sono delicati. Esatto. Quindi, allora, ragazzi, mi sposto Cri. Un altro Amur preso qui al lago delle Antille. Ecco qua. Ho dato parecchio da fare perché il combattimento è stato veramente pesante. Eh sì. Bene. Vogliamo ridire che l'Amur va. Niente, volevo dire che l'Amur va fatto riossigenare, ma quando. Che non parta lui. Esatto. Com'è l'acqua, Cri? Ah, oh, beh, sta bene adesso. Bene. Anche questi, ragazzi, sono importanti con gli Amur. C'è chi preferisce la culla, però diciamo che un materassino così, secondo me, è un po' più comodo forse. Per un pesce così che. Sì, anche perché raggiunge delle dimensioni importanti, quindi. Va bene. Ragazzi, game over! Questa volta ci siamo presi la rivincita. E che rivincita! E siamo molto contenti e soddisfatti, perché, ragazzi, da un cappotto a fare su un posto che non è facile, a fare diversi pesci, insomma, sì. Vuol dire, diciamo che in questa sessione ci sono stati gli approcci giusti e ovviamente giusti. L'esperienza e i consigli di Dennis, ovviamente grazie mille, perché è come se lui avesse dettato le regole del gioco e poi le abbiamo messe in atto, perché comunque, esatto. Ovviamente bisogna avere un buon rig, quindi ragazzi, noi ce li siamo fatti la sera prima, ci siamo fatti spiegare che tipo di rig andava fatto, li abbiamo fatti, ce li siamo preparati, ci hanno detto guardate che lì si pesca con palline bilanciate, abbiamo le palline bilanciate, quindi le regole c'erano, esatto. E noi le abbiamo messe in atto, abbiamo detto bene, ok, seguiamo queste regole. È venuta fuori una sessione capolavoro, credo. Infatti, poi il fatto è, non è dire bisogna tirare lì e basta, ma spiegare il perché delle cose. Quindi adesso sappiamo che la prossima volta che veniamo qui non è detto, no, può cambiare, che lo stesso spot di pesca
sia agibile, magari sotto sono cresciute alghe. Quindi bisogna prestare sempre a queste, attenzione a queste cose qui. Quindi non è il fatto di dire bisogna tirare là, là, là e là. È un discorso di capire il perché. Lì. Sì. Ok, quindi... Che oggi può essere nel punto A e domani sarà nel punto B. La bilanciata, perché la bilanciata? Perché una boil è più leggera, la carpa la spira meglio, però nonostante tutto abbiamo fatto anche qualche pesce con Tiger e il nostro mix. Certo, certo. Quindi capite che non è sempre... cioè, il carfish è bello perché non c'è una regola precisa, ok? Quindi si varia, si cambia, si prova, ma soprattutto ragazzi si osserva, si guarda e bisogna ragionare. Quindi questa è la cosa fondamentale. Speriamo che questo video, fatto apposta per cercare di dare informazioni utili per pescare qui alle Antille o Crazy Lake, perché... Sì, perché nonostante il cappotto l'anno scorso ci hanno bombardato di messaggi. Sì, perché comunque sia ragazzi, nel cappotto abbiamo cercato di dare qualche informazione del lago, perché comunque è un lago dove chi ovviamente è qui del posto sa che la difficoltà appunto di questo lago. E quindi spiegare in qualche maniera in questo video, dove cerchiamo di far vedere in qualche maniera come approcciarsi a pescare qui, sì. Insomma, pensiamo sia stata una cosa utile, sì. Speriamo lo sia per voi, per noi lo è stato un piacere fare questo video, perché ragazzi sì. Veramente è stato un piacere fare questo video, sia perché ci siamo divertiti, ma sia perché abbiamo fatto un quando video, una cosa ti resta qua, sì, esatto, bravo, cioè è un po', ci sta, un po' così, ci sta. Come per le giarete, anche lì abbiamo fatto il cappotto e poi abbiamo capito come pescare, sì, e sì. Adesso qualche risultato lo facciamo, quindi ecco, è sempre lo stesso discorso, capire e mettere in pratica, esatto, consigli esatto. Sì, però capire perché, con la vostra testa ragazzi, esatto, esatto. Io saluto, e anche tu ovviamente, e ringraziamo anche chi ci ha ospitato nel lago, quindi Gianna e Alessio, e basta, ringraziando nuovamente Dennis che ci ha fatto compagnia giovedì, e un saluto da questo posto che comunque merita, che è il lago Antille, lo ricordiamo, da Crimax è tutto. La rivincita ce la siamo presi. Al prossimo video ragazzi, come al solito vi auguriamo tante belle cose. I link dei nostri social sono qua sotto nella descrizione. Da Crimax è tutto. Ciao!